Però insomma è un pensiero che vale la pena. Vale la pena? Beh, io l'ho messo nell'introduzione. Sono un pubblicitario. Ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella, fatemi dire, robaccia, ma capite da solo cose, da soli. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta ritoccata al Photoshop. Immagini leccate, musiche al vento. Quando a forza di risparmi voi riuscite a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò fatta già passare di moda. Sono già tre tendenze più avanti, riuscendo così a farvi sentire sempre insoddisfatti. Io vi drogo di novità. C'è sempre una novità più nuova che vi fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. Devo rispondere subito. Sì, lo faccio. Mi pare che le parole che lei ha appena detto, che sono molto suggestive, molto forti e anche molto vere, corrispondano più a quello che è il sistema strutturale su cui poggia il nostro mondo, il mondo avanzato dei paesi ad economia di mercato, legati alla logica dello sviluppo lineare e ipoteticamente inesauribile, eterno. Il punto, forse perché sono interessato e coinvolto, lo vedrei da un'altra ottica. Questi prodotti che si affastellano sugli scaffali, queste mode che cercano continuamente di far sentire le persone inadeguate, queste ansie di consumo sempre un po' bulimico, no? Esisterebbero lo stesso. Perché quello è un dato strutturale su cui la pubblicità non interviene in quanto pubblicità, né i pubblicitari in quanto pubblicitari. I pubblicitari seri, i pubblicitari che meritano la retribuzione che gli viene tributata, i pubblicitari che fanno qualcosa per il sistema delle imprese e in parte certamente minore, ma rilevante per la società, fanno un altro mestiere. Dato per acquisito questo mondo in cui l'individuo è accerchiato di merci e di pressioni commerciali, i pubblicitari propriamente detti cercano di costruire un nesso di senso tra le persone e il consumo. E lei dice, a mio lei giudizio dice in sostanza, è meglio essere protagonisti, lei dice in sostanza, di azioni dotate di senso. I pubblicitari cavalcano l'onda, questo è il senso del suo No, discorso. I pubblicitari no, anzi più la cavalcano e meno fanno il loro mestiere, perché le onde si cavalcano da sé. I pubblicitari dovrebbero creare delle onde, diciamo, anche se è difficile riconoscere. Emerge qui un problema di fondo rispetto alla pubblicità. E cioè che la pubblicità che dà informazioni è una pubblicità utile anche a chi la riceve, ma in realtà la pubblicità spinge al di là del necessario, e qui si gioca tutto il problema, perché una pubblicità informativa è utile anche al consumatore, conosce le novità, conosce le innovazioni e via dicendo, ma la pubblicità per sua natura spinge oltre il limite del consumo naturale, ed è qui che nasce un problema enorme, che è il problema che più ampiamente si chiama problema del consumismo, e cioè il consumo che va al di là di ciò che è necessario, di ciò che è conveniente, di ciò che è giusto, e che diventa spreco. Ecco qui, come dire, ci si gioca un po' il discorso di fondo. Questo è il punto fondamentale sul quale ci torniamo più avanti nella trasmissione sicuramente. E perché adesso questo gioco della pubblicità riesca, lo dicevamo da subito, la pubblicità si è fatta linguaggio, neanche l'ho adottato, proprio è diventata, direi, linguaggio, con i suoi colori, con i suoi input, con i suoi segnali e con la musica. Uno degli elementi che ci ricorda e ci tormenta è anche la musica. Certo.
Sono rimasto a secco. Chiederò aiuto a Ovidio, il più sgusciante fuorilegge del West. Ah, siete circondati! Fuori la tirella! Calma, versate tutto il latte in quella buca. I serpenti amano il latte. Vieni qui, aprigo! La morale è sempre quella. Fai meraviglia! Quindi... merenda con Nan. Ma quanto l'abbiamo cantata, quanto l'abbiamo ascoltata. Gianfranco Tadini, maestro, benvenuto. Grazie benvenuto, per essere maestro. Qui con noi. Lei è stato proprio la colonna sonora dei nostri pomeriggi. Perché come se l'ha inventata questa? È stato era un entra e fuori continuo di richieste, non lo ricordo com'è stata. Era il lavoro per me della miniera, perché a quel momento sembrava io fossi l'uomo giusto per la colonna sonora di tipo musicale. Perché ne ha fatte talmente tante che dirle sarebbe impossibile, oltre a fare pubblicità a tutti i prodotti pubblicitari che conoscete, perché c'è una lista infinita dei motivetti, jingle che ha inventato lei. Infatti è stato un lavoro che probabilmente, io sto pensando che sia stata un'altra mia vita, oppure che sia successo ad esempio nel 1700, non lo so. Perché? Non ricordo più niente, ne ho fatte troppe e forse... Forse troppe ne ho fatte. Forse troppe. Allora su questo maledetto. Forse troppe che sa quasi di qualcosa mi son pentito? No, mi sono pentito. Lei si ricorda il primo jingle che ha composto? La prima non mi ricordo, non la potrei suonare, posso fare i nomi di qualche jingle, di qualche ditta, per esempio il primissimo jingle l'ho fatto per la Singer, sì Singer, ma non ricordo più come sia. Venga professore, venga maestro, venga qui con noi, si Volentieri. Sieda. Tanto grazie, un altro applauso al maestro Tadini. Perché c'è stato un tempo in cui la musica si inventava proprio per la pubblicità. Oggi forse possiamo dire, ma da un'analisi poco attenta, ma insomma così immediata, che si utilizzino molte canzoni o già nate, sentite, oppure nuove canzoni che lanciano, però che poi ascolteremo tutti proprio come canzoni, come brani. Invece qui c'era il jingle, il motivetto solo per la pubblicità. C'era qualche volta uno slogan da musicare, qualche volta no invece, qualche volta me lo inventavo, ci si inventava in seno alla mia azienda, che si chiamava un tempo la New Recording Studios, diventata poi in seguito Audio Point, insomma il tempo è passato ed è appunto, come dicevo prima, un'altra mia vita nella quale ho vissuto di musica. Quindi non nasceva prima lo slogan, si decideva caso su caso? C'era caso su caso, si ribaltavano completamente le modalità di creatività. Una volta nasceva il film
mille volte, forse, chi lo sa quante volte, mi sono sentito dire: Tadini, aggiustami il film con un po' di musica. Perché si parlava tanto di spot americani nei quali la musica imperava, nella quale e invece si cercava di copiarli nei meeting, nei briefing, nelle riunioni, ma qualche volta il produttore si dimenticava persino delle musiche. Il mio è un discorso assolutamente distante da quello che è stato fatto o detto fino adesso.